sala d'attesa dell'hotel. All'improvviso le porte si chiusero e la stanza si mosse. Lui era terrorizzato. Quando le porte si riaprirono, Gandhi non riuscì a capire cosa fosse successo. Grazie all'eco dei giornali, la voce della protesta raggiunse non solo ogni parte dell'India, ma tutto il mondo, favorendo l'aprirsi di un ampio e animato dibattito sulla questione indiana. Dopo una vita spesa a lottare per la libertà della sua patria, Gandhi ne vedeva la scissione. Penso che vedere la sua patria spaccata in due sia stato terribile per Gandhi. Cercò di trovare ogni possibile soluzione per evitare questa frattura. Lui sentiva che restare uniti era la cosa migliore. L'ultima volta che parlai con lui, lo trovai estremamente depresso. Mi disse: non riesco a vedere niente intorno a me, le tenebre sono troppo fitte. Io affermai che gli uomini erano diventati come bestie e lui mi disse: no, sono peggio che bestie, perché nemmeno i predatori più feroci si uccidono tra di loro. Le sue ceneri furono trasportate fino all'oceano su uno speciale treno di terza classe. Vennero sparse in mare. Il luogo ideale per accogliere un'anima che non perse mai la fede in Dio e nell'uomo. Lo stile di vita della corte egiziana era di un lusso e di una spettacolarità inimmaginabili. Lo stile di vita in quegli ambienti era sfarzoso e dotato di ogni comodità, per quei tempi naturalmente. Certo, la nostra idea di vita comoda oggi è un'altra, ma loro avevano senz'altro dell'ottimo cibo, case confortevoli, abiti sontuosi e ricchi gioielli. Tutmosis I fu uno dei più grandi conquistatori dell'antico Egitto. Estese i confini del suo regno a oriente fino al fiume Eufrate in Babilonia e a sud fino alla quarta cataratta del Nilo in Nubia. Nessuno in seguito si spinse più lontano. Che educazione può aver ricevuto Hatshepsut? Nell'antico Egitto la conoscenza della letteratura era fondamentale per poter ricoprire incarichi di un certo prestigio. Essere un letterato voleva dire avere una grande cultura, requisito indispensabile per ogni componente della famiglia reale, e specialmente per una donna che doveva assumere il ruolo di reggente o addirittura di faraone. Sicuramente quindi ebbe un'educazione di tipo letterario.